Un minuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Ci troviamo nella sala delle confessioni del complesso religioso della chiesa di San Pio da Pietrelcina. Oggi vogliamo raccontarvi quello che scrisse nel 1915. Come ben sapete, Padre Pio in questi anni era a Pietrelcina, una strana malattia lo costringeva a stare a casa non stava bene, cioè tornava in convento e stava male. Allora riuscì a stare fuori dal chiostro, come spesso lui scriveva. Sto per essere schiacciato sotto il peso delle tribolazioni. Il mio spirito continua ad alimentarsi di fiele, di amarezze e non vi è chi possa consolarlo. La desolazione è estrema e non so se potrò scamparla. Mi sento venire meno le forze. Quest'ora suprema per l'anima mia, non so se potrò vincerla e a seconda del cuore di Dio. Il solo pensiero della misericordia del Signore è quello che mi fa stare ancora in piedi. Ma continuerà a sorreggermi ancora? Si chiede Padre Pio. Non diffido nella bontà del Signore, ma me lo fa temere la mia fiacchezza, la mia ingratitudine verso tante grazie che Egli mi va compartendo. Il Signore ha tolto il velo che mi nascondeva, il gran mistero. La mia vita trascorsa sì malamente, la mia anima sì deforma, ripiena di colpe e fatta indegna dello sguardo di Dio. Dall'altra parte anche la bontà di Dio che mi si discuopre e lungi dall'arrecarmi conforto mi atterrisce, mi spaventa, mi fa agonizzare, mi fa provare le pene che sentono quegli infelici laggiù all'inferno. Oh, perché mai tutto questo? Che cosa ha fatto l'anima mia in questi ultimi tempi da attirarsi, non saprei se dico bene, tanto sdegno per il cielo?